Ormai 2 mesi fa il comitato, che allora non era ancora nato a livello formale, chiedeva l'indizione di un referendum cittadino che su carta, sullo statuto comunale, è già previsto. Purtroppo in passato, quando venne istituito lo strumento referendario, non vennero fatti i cosiddetti regolamenti attuativi. I regolamenti attuativi dispongono proprio il modo in cui il referendum deve essere fatto. Quindi il numero dei seggi, chi deve fare parte dei seggi, eccetera, eccetera. Quindi burocrazia. Ciò non significa che, non essendoci i regolamenti, non si possa fare il referendum. Chiariamo questa cosa. Il referendum si può fare. Si può fare se questa maggioranza, se il sindaco Magnacca, in cui noi crediamo e riponiamo la nostra fiducia come cittadini sansalvesi, vorrà dare in modo democratico questi regolamenti alla città per poter far sentire la propria voce in merito a questo progetto. Dovrà nascere, secondo un progetto di finanza presentato nel 2018, un forno precrematorio, un progetto presentato da una ditta privata. Non sono soldi pubblici, ribadiamolo. Sono soldi spesi da una ditta privata che, un project financing si chiama, che appunto verrà chiamata a gestire questo forno per 30 anni. Per questi 30 anni sarà appunto un privato a gestire questo forno crematorio. Ovviamente potete ben comprendere che un privato ha una gestione privatistica di questo forno, quindi dovrà guadagnarci. La legge nazionale, la numero 130 del 2001, prevede la costruzione di forni crematori e chiede alle regioni di recepire questa direttiva entro 6 mesi. La regione Abruzzo ha recepito questa direttiva, ma ha deciso di non fare un piano territoriale in cui decida praticamente di dove situare questi forni crematori. Perché ci si è chiesto, in una delle osservazioni che noi abbiamo presentato al piano cimiteriale, non ha voluto disporre ciò? Perché probabilmente in una regione di soli 1.300.000 abitanti non si sente l'esigenza di creare un forno crematorio. Consideriamo che il comune di San Salvo, nell'arco di 10 anni, secondo le statistiche riportate dall'architetto Christian Asson, ha evinto che in 10 anni il comune di San Salvo ha cremato soltanto 25 persone. 25 in 10 anni. San Salvo ha dunque bisogno di un forno crematorio? La relazione dice sì. Perché? Perché le statistiche dicono che nei prossimi 25 anni aumenteranno le richieste di cremazione. Ora, come hanno scritto anche i tecnici, a distanza di un'ora d'auto abbiamo un forno crematorio a Foggia e abbiamo un altro forno crematorio a San Benedetto del Tronto, che ad oggi suppliscono tutte le nostre necessità. Cosa accadrebbe a San Salvo per poter mantenere questa struttura viva e attiva a livello imprenditoriale? Ci siamo detti. Probabilmente verranno, secondo il progetto di finanza che è stato redatto, dovrebbero bruciare circa 7 cadaveri al giorno. Ci siamo chiesti da dove verranno questi 7 cadaveri? Molto probabilmente da quelle regioni che sono in affanno, che sono appunto la Campania e il Lazio, secondo sempre anche delle statistiche che noi abbiamo trovato in questo caso. Quindi ci chiediamo, hanno deciso con il piano cimiteriale di situare qui alle nostre spalle questo forno crematorio, in un'area dove potrebbe invece ben sorgere un bellissimo parco urbano. È una delle aree più belle che abbiamo ancora a San Salvo. Dietro i cipressi c'è una scuola materna e primaria, dove da soli pochi mesi, da soli 6 mesi, ci sono i nostri bambini. Ecco, noi crediamo che il forno non inquina se tenuto secondo le normative tecniche che si dovrebbero adottare. Purtroppo l'errore umano può esserci. E ci sono casi già avvenuti in Italia dove c'è stato l'errore umano. Ecco, l'errore umano che potrebbe avverarsi potrebbe andare ad incidere su quest'area abitata che voi vedete qui intorno. Allora, quest'area abitata non riguarda soltanto 200-300 abitanti, riguarda l'intero nucleo abitativo di San Salvo. Vogliamo correre questo rischio? Io mi chiedo, vogliamo correre questo rischio? San Salvo ha una grande zona industriale, dove da decenni ormai sono state spostate tutte quante le attività produttive di un determinato tipo, che potevano appunto essere inquinanti, e
E ora invece nel 2021 abbiamo deciso di costruire a 150 metri, di far costruire a 150 metri da una scuola materna un forno crematorio, che ribadisco, le carte dicono che non è inquinante. Il sindaco Magnacca dice che, e anche i documenti del progetto di finanza, il tasso di inquinamento di un forno crematorio è equiparabile alle caldaie di 20 appartamenti. Ora io vi dico, ho fatto qualche ricerca, è il mio mestiere, sono pignola da questo punto di vista, ho parlato con qualche amico ma che magari se ne intende più di me per quanto riguarda gli inquinanti. Allora, le caldaie bruciano metano, il metano è uno dei combustibili fossili maggiormente green. Ciò che produce una caldaia sono acqua e anidride carbonica. Facendo riferimento a dati forniti proprio dalla Edilver, ossia la società che gestirà il forno crematorio, che dovrà costruire il forno crematorio, in un pianto di cremazione con i filtri necessari, i fumi che esala contengono cianuro, mercurio, cadmio, tallio, zinco. Ovviamente nei limiti riconosciuti e imposti dalla legge, ma c'è l'errore umano. Ci fidiamo? Mi fido, ma c'è l'errore umano. Io faccio di nuovo appello a tutti quanti voi per chiedere il referendum, per far sì che questa decisione venga lasciata alla città, sia di competenza della città. I regolamenti attuativi possono essere approvati nell'arco di un mese, basta un consiglio comunale per poter far esprimere democraticamente i cittadini di San Salvo. È possibile farlo. Io mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio Comunale, noi ci rivolgiamo al Presidente del Consiglio Comunale Eugenio Spadano. Aver detto di no alla Commissione Affari Generali, alla riunione, è vero, mancavano i numeri. In Commissione si sarebbero presentati regolamenti attuativi, utili per poter far esprimere la città di San Salvo in merito a questo argomento. Quel comunicato stampa è stato redatto benissimo, peccato che non si sia detto in quel comunicato stampa che si diceva di no all'approvazione dei regolamenti attuativi al referendum comunale. Non è citato in alcun modo il comitato, non è citato in alcun modo il referendum, non sono citati in alcun modo i regolamenti attuativi. Si è detto di no, il presidente Spadano, che io stimo, apprezzo e sono sicura che ha un alto senso delle istituzioni, ha detto di no alla possibilità dei cittadini sansalvesi di poter esprimere la propria opinione. E questo veramente ci rincresce tantissimo. Quindi facciamo di nuovo appello a loro. Io sono membro del comitato per il referendum ed è proprio per questo che appunto facciamo appello nuovamente alle istituzioni affinché facciano esprimere i cittadini di San Salvo su una questione così importante e su una struttura che potrebbe comunque ledere la qualità della vita dei cittadini di questa città.